Buongiorno a tutti. Oggi si è insediata la commissione procedure concorsuale ed esecutive dell'Ordine degli Avvocati di Bari, molto partecipata. Sono intervenuti più di 55 avvocati, tutti sicuramente competenti perché abbiamo già avuto modo di confrontarci e quindi ho toccato con mano la volontà da parte di questi professionisti di mettersi a disposizione per tutti gli avvocati di Bari, mettendo a disposizione le proprie competenze e consegnandole gratuitamente, questo è importante dirlo, a tutti gli avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Bari. Noi parleremo prevalentemente di prassi, perché voglio dire, siamo addetti ai lavori, siamo avvocati e quindi dal punto di vista della dottrina, delle competenze giuridiche, siamo già ricchi di tutta una serie di nozioni. In realtà noi vogliamo parlare prevalentemente di prassi, quindi dei rapporti tra gli uffici giudiziari e tutti gli addetti ai lavori, cercando di stimolare un confronto su quelle che sono poi le modalità in cui devono essere esercitate le attività da parte degli avvocati. In particolare, faccio l'esempio, nel caso in cui una nuova circolare interna della sezione indichi determinate tipologie di modalità in cui devono essere depositati gli atti, confrontarci con loro e cercare di semplificare il lavoro sia degli avvocati che dei giudici. Visto l'entusiasmo, visto la volontà e anche in ragione di tutte le novità normative, non ci dimentichiamo la legge delega che andrà a riformare la legge fallimentare, voglio dire intesa come una rivisitazione, non si parlerà più di fallimento, parleremo di crisi d'impresa e quindi abbiamo deciso di rivederci subito.